Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia. Benvenuti in questo nuovo episodio dedicato alla nostra serie che affronta, diciamo, il tema dei mezzi corazzati e dei mezzi motorizzati del Regio Esercito. Quest'oggi affronteremo proprio il tema dei mezzi motorizzati. Parleremo di un autocarro leggero fuoristrada che diventò famoso durante sia, diciamo, il periodo prima del conflitto, durante la guerra d'Etiopia, e poi diventò molto famoso durante, diciamo, la guerra del Nord Africa. Stiamo parlando del Fiat Dovunque, in precisione del Fiat Dovunque 33 e 35. Comunque, vorrei chiarire una cosa: perché affrontiamo questi temi, soprattutto per quanto riguarda i mezzi motorizzati? Perché bisogna capire che un esercito moderno, che l'esercito non era, bisognava avere un buon sufficiente numero di mezzi motorizzati per muovere, diciamo, sia la truppa, sia, diciamo, dal punto di vista logistico, munizioni e materiali, ovviamente, quindi anche viveri e cose del genere, rifornimenti, insomma. E hanno avuto un ruolo piuttosto importante sia gli autocarri leggeri che quelli pesanti. Per esempio, l'altro giorno abbiamo trattato del Lancia 3 Rho, mentre quest'oggi parleremo del Fiat Dovunque. Niente, volevo che diciamo, capiate l'importanza dei mezzi motorizzati in un esercito, che è fondamentale. Non perdiamo tempo e iniziamo subito a parlare della prima versione, il Fiat Dovunque 33. Fu prodotto sulla base di un altro autocarro, sempre prodotto dalla Fiat, il Fiat 612. Ricordiamo che il Fiat 612 derivava dal Fiat 611 coloniale, che era stato prodotto proprio per, diciamo, avere buone capacità fuoristrada e per essere utilizzato nelle colonie. Da questo, diciamo, autocarro ne fu sviluppato anche un autoblindo, Fiat 611, ma ne parleremo in un altro video. Comunque, il Regio Esercito decise, dopo alcune prove, proprio di adottare questo autocarro leggero, soprattutto per le sue capacità fuoristrada. Fu assegnato ai reggimenti d'artiglieria come mezzo di comando e collegamento. Fu anche adottato in una versione con proiettore fotoelettrico da 120 mm per le batterie antiaeree e magari per, diciamo, visualizzare aerei nemici di notte. Comunque, nel 1935 82 esemplari ebbero il loro primo impiego operativo nella guerra d'Etiopia, dove la mobilità si confermava eccellente, mentre il motore si dimostrò sottopotenziato e la condotta difficile. Le esperienze sul fronte portarono la Fiat a migliorare il progetto, fino a presentare nel settembre del 1935 il prototipo di un Dovunque rivisto e migliorato, che, come andremo a vedere, diciamo, successivamente fu prodotto dalla sua controllata, la SPA, che era, diciamo, la società piemontese automobili, e veniva chiamato SPA Dovunque 35, ma comunque era sempre un progetto interamente Fiat. Abbiamo detto che questo veicolo era sottopotenziato, quindi dobbiamo subito andare a visualizzare il motore. Il motore era un Fiat 122B, ovviamente di una potenza molto limitata, perché era solamente un 46 cavalli. È un 6 cilindri, ovviamente, e la velocità massima era comunque abbastanza decente, 47 km/h, mentre l'autonomia era, diciamo, non male, con ben 280 km con un pieno. La capacità del serbatoio, ovviamente, era di 100 litri. Ma ora andiamo subito ad analizzare la sua versione migliorata, il Fiat SPA Dovunque 35. Resta il fatto che, dopo aver progettato il nuovo prototipo, fu presentato al Centro Studi della Motorizzazione del Regio Esercito, dove venne accolto con molto successo. Piacque molto agli ufficiali, che diedero l'autorizzazione di produrlo in serie alla Fiat. La Fiat, ovviamente, lo diede, come abbiamo già detto, alla sua sussidiaria, che era la SPA. Una cosa curiosa è che fu adottato anche dalla Regia Aeronautica, però con la versione con la cabina chiusa, ovviamente sempre per spostamenti dal punto di vista logistico. Comunque, ricevette il suo battesimo del fuoco nella guerra civile spagnola, mentre allo scoppio della seconda guerra mondiale fu, diciamo, usato in massa ed era assegnato principalmente alle unità operanti in Africa settentrionale italiana, teatro per il quale è stato progettato, ma, diciamo, servì anche sul fronte russo. Veniva utilizzato principalmente per il traino di artiglierie leggere, ma comunque fu costruito anche in vari, diciamo, varianti speciali. Dopo l'armistizio di Cassabile, alcuni, diciamo, veicoli, circa 307, finirono nelle mani dell'esercito tedesco invasore. La sua produzione continuerà fino al 1948 per l'esercito italiano, che lo manterrà in linea fino al 1950.
Andando ad analizzare le varie versioni, possiamo subito vedere che la versione base poteva, diciamo, contenere fino a 2 tonnellate e mezza di carico, mentre, diciamo, se non portava il carico, poteva contenere, 25 soldati equipaggiati. Come ho già detto, vennero prodotte anche alcune versioni autocannone con, diciamo, una mitragliera Beretta 2065 in funzione antiaerea per, diciamo, proteggere le colonne. Ne fu prodotta anche una versione con una torre d'osservazione mobile modello 41, oppure diciamo un'altra versione che era la versione laboratorio fotografico mobile. Ovviamente questa versione era utile per, diciamo, le ricognizioni aeree, per sviluppare le foto e subito portarle ai vari ufficiali in cui preparavano i vari piani. Comunque io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate voi del pensiero che ho fatto a inizio video, cioè sull'importanza dei veicoli motorizzati all'interno di un esercito. E noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!